Ad Amici 23. Anche se Naeys non è passata alle fasi serali del programma, la sua nuova canzone sta riscuotendo un grande successo, piazzandosi al quarto posto per ascolti tra i giovani artisti della scuola. Il brano, intitolato Oro Oro Oro, segue solo le hit di Holden, Mida e Petit. Naeys eliminata, ma il suo inedito conquista il pubblico. La puntata di Amici del 10 marzo segnerà il passaggio dalle sessioni pomeridiane a quelle serali. Sia Kia che Naeys non hanno ottenuto la maglia oro, esclusa quindi dalle serate, ma Naeys ha una ragione per sorridere. Il suo singolo è uno dei più seguiti online, ottenendo più attenzione di alcuni concorrenti che sono avanzati nel programma come Ail, Lil Jolie e Sara. Durante le ultime riprese del 5 marzo, gli ultimi posti disponibili per la maglia oro sono stati assegnati. Sfortunatamente, non c'è stato spazio per Kia e Naeys, che sono state invitate a riprovare nei casting per la prossima edizione. Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli hanno dovuto fare questa difficile scelta, non molto tempo dopo che Miu e Matthew hanno lasciato il programma per motivi personali. La canzone di Naeys ha raggiunto oltre 106.000 ascolti in soli 3 giorni, diventando il 4º brano più seguito rilasciato di recente dalla scuola. Questo è un chiaro segno che i fan supportano l'artista nonostante la sua uscita dal talent show. La musica di Amici continua a creare onde, con solo Stanotte di Holden che guida gli streaming con oltre 223.000 ascolti. Seguono Fight Club di Mida e Ritornerai di Petit. La canzone di Naeys, nonostante il suo posto in classifica, ha una notevole distanza in termini di ascolti rispetto a Attimo di Lil Jolie e Da quando non ho smesso di amarti di Martina. La fase serale di Amici sta prendendo forma con i professori che assegneranno le ultime maglie oro nella puntata del 10 marzo. Anna Pettinelli ha scelto Ail e Lil Jolie, mentre Lorella Cuccarini ha dato fiducia a Sara. Raimondo Todaro e Emanuel lo hanno selezionato Giovanni e Kumo rispettivamente. Il serale inizierà il 23 marzo, ma non sarà trasmesso in diretta. La prima puntata sarà registrata 2 giorni prima, e già allora alcuni allievi saranno costretti a lasciare la competizione.